Eccoci nello spiratoio della cantera, vediamo. Oggi solo 5, manca il portiere, diamo il no, c'è la bomber in porta. Per la mia squadra questo è altro, la fine d'amore. Coppola, parlaci della partita, dai. È una partita molto difficile come le ultime che abbiamo giocato, però ce la possiamo fare. Con questo riccio ribelle ti senti in grado di trascinare la tua squadra alla vittoria? Con questo riccio ribelle, dicevo, sei in grado di trascinare la tua squadra alla vittoria? Sì, mi sento in grado. Esposito, quanti gol per te oggi? Quanti te ne senti? Parlerà al campo. Parlerà al campo, sì. Non senti fare promesse. Parliamo con il vero leader di questa squadra, Carcinale, che trascina sempre i suoi con grandi prestazioni, grande quantità e grande qualità in mezzo al campo. Cosa ci dici? No, sei troppo gentile. La squadra è un'ottima squadra. Speriamo di vincere oggi. Baratto, tu oggi cosa prometti? Prometti qualche pallone? No, questa volta non prometto niente. Spero che facciamo una grande partita. Diciamo che tu sei il giocatore più vincente dei tornei calciofoli. Sì, ne hai 23, ben 3. Vuoi fare il quarto quest'anno? Ce la fate? Sì, ce la facciamo. Va bene, ragazzi, in bocca al lupo. Eccoci nello spedale dei Lizzi invece. Vediamo il grande assente Amato. Non c'è. Fa le sue bici o le fici? Cosa fai di Amato? Le fici o le bici? Il biondo. No, io spero di sostituirla alla grande. Anche se sarà molto difficile, però ce la metteremo tutta per vincere questa partita. Inquadriamo l'uomo con un solo ginocchio, Baldazzi. Vediamo il tutore sempre con te, sempre presente, non l'abbandoni mai, compagno di tante partite. Speriamo che regga anche questa, che non c'è Panduri. Speriamo, ci riesci dal compagno di ospitale. Come fanno date che ne siamo 5, quindi... Esatto, solitamente eravate 10-12 che giocavate insieme. Vediamo Refice, se non sbaglio, vero? Sì, il grande bomber, lì ritorna nei quarti, l'avete preservato. Partite, ti sei conservato i gol per oggi, quanti ne fai oggi? 20, 30? Almeno speriamo uno, almeno. Speriamo che non ce ne fa subire 10 lui, che se non si fa niente. Va bene, Cacace invece in difesa. Cosa ci parli? Sarà una partita difficile, speriamo che non giochi ce l'ha meglio. Cercheremo di vincere. Carmine, tu oggi come giochi? Giochi da bomber o servi orifice? Che i tuoi piedi sono un po' storti. Molto più arretrato. Ho capito, seconda punta, allora, sei stato in bocca al lupo, dai. Ed eccoci qui nel primo tempo tra Liz e Cantera, quarti di finale. Ecco qui, mamma mia, si è attivato il gol Baratto. Prendiamo subito Baratto che sfiora il 4-1. L'arbitro dice che ble. Dicevo, partita valida per l'accesso alla semifinale, direttamente contro gli AM già qualificati. Il biondo, un colpo di tacco rischioso. Vediamo Cacace, parte in dribbling, molto rischioso, Carcinale. Il biondo compie un mezzo miracolo, ma c'è il 4-1. Si lamenta Ianese, nella cantera segna il quarto gol. Il biondo ha fatto un mezzo miracolo, ma gli è passato tra le gambe. Baldazzi chiede quanto manca. Frenetico, vuole segnare. Vediamo, parte Chianese col destro, la palla sulla barriera, vince un rimpallo, vediamo Chianese, protegge la palla. Oh, ma manca di là! Esposito, il destro! Vediamo, il cross in mezzo, Baratto, bellissimo! Che gol di Baratto! Che gol di Baratto, 5-1! Al volo, nell'angolino, bellissimo! E si conclude qui il primo tempo. Ed eccoci qui nel secondo tempo tra Liz e Cantera. Vediamo Chianese subito per Orefice. Anticipano Cera. Sta giocando in porta. E il biondo toglie la palla dal calcio d'angolo. Risultato ricordiamo di 5-1 con un grande Baratto. Ha segnato l'ultimo gol alla fine del primo tempo. Bellissimo al volo nell'angolino. Vediamo Carginale. Prova il tiro. La posizione defilata. Palla fuori. Vediamo il fallo laterale, vediamo se lo batterà vicino. Carginale appoggia per Esposito, il movimento è giusto, però cerca il pallone, riesce a recuperarlo in una maniera o un'altra. Carginale 1-2, bello, cerca di servirlo Baratto, vediamo se ha vinto il rimpallo. L'arbitro dice di sì. Baratto alla battuta, vediamo se crosserà in mezzo, lo fa, la palla però è troppo arretrata, costringe Esposito a un grandissimo intervento di tacco che fa ripartire su Carginale, subito per Esposito, palla leggermente lunga e che finisce fuori. Casillo subito in avanti, un lancio, non stai giocando a calcio Casillo. Vediamo un po', Coppola prova il lancio, calibra male, la palla è fuori. Vediamo Chianese che parte dalla difesa, vediamo se si avventura in dribbling, no, serve Orefice, prova a girarsi,
braccia larghe per Coppola, non è fallo, Orefice ha qualcosa di cui lamentarsi, vediamo, Cardinale, Cagace, buono l'anticipo di testa, Orefice al sinistro, è un bolide, taglia finisce alto anche se non di molto. Esposito, passaggio laterale rischioso, ma Coppola risolve come sa. Baratto, prova il tiro da centrocampo, guadagna una rimessa laterale, serve subito Cardinale, protegge la palla con il fisico come al solito Cardinale, vediamo se la fa girare qui per Esposito, finta un paio di volte il passaggio, poi la dà ad Esposito, Esposito si accentra, prova il destro, grandissima parata del biondo che devia in angolo, calcio d'angolo, Cardinale respinge Cagace, sarà fallo laterale. Cardinale? Non abbiamo capito le sue intenzioni, forse voleva servire a Esposito ma calibra male. Subito Chianese indietro per Casillo che gliela ridà subito. Chianese si trova a centrocampo, vuole provare il tiro. Serve Baldazzi, Baldazzi centralmente per Cagace. Mamma mia! Fortunata la cantera. Il palo interno preso da Orefice. Alcuni dicono sia gol, ma la palla non è entrata, non ha superato la linea. Vediamo bellissima questa azione della cantera con Coppola che si divora un gol. Fa anche complice l'intervento di Casillo, calcio d'angolo. La palla in mezzo ancora Casillo, sta tenendo in piedi su Casillo, sta evitando la goleada. Casillo subito in avanti per Orefice, lo stop è bellissimo. Mamma mia che gol di Orefice, stop e tira al volo di destro. Stupendo. È l'arbitro ci lascia una dedica. Orefice accorcia le distanze, 5-2. Partita riaperta. Esposito, destro molto potente, ribattuto. Vediamo Cardinale, si aggiusta il pallone. Cardinale, subito per Baratto che si inserisce. Baratto il destro. Mamma mia che Casillo. Un monumento a Casillo. Partita straordinaria del polacco di Leeds. Chianese in avanti, laggio interessante, era preciso per Baldazzi ma Cardinale ha una grande tempistica e anticipa. Ancora Baldazzi che va a recuperare involontariamente, serve Esposito, prova il tiro dalla distanza, però il biondo avrebbe controllato. Subito in avanti per Orefice, Nocera inganna Orefice sfiorando la palla, dice che non l'ha sfiorata ma la deviazione è netta. Vediamo Orefice contuso forse, no. Adesso si appresta a battere il calcio d'angolo, però in mezzo non c'è nessuno. Vediamo un po', Orefice la mette forte, Cardinale respinge in fallo laterale. Vediamo Chianese se la giocherà vicino, prova un passaggio con l'esterno, fa di facile lettura per Cardinale che può ripartire dalla difesa indisturbato, non è pressato, la palla indietro per Nocera, ancora Cardinale, adesso vediamo se fa girare la palla, lo fa, bella la palla per Coppola, il controllo iniziale c'è stato, poi incespica sul pallone. Vediamo Baldazzi, vediamo se la fa girare, sì, la palla è per Chianese, vediamo se cambierà il gioco per Cagace, Chianese no, vuole avventurarsi nel dribbling, poi la dà Cagace quando forse è un po' troppo tardi, però rimedia Orefice, prova il sombrero su Coppola, non va, Coppola, la palla per Cardinale, Cardinale la fa girare, no, la palla era per Esposito, tirata da Cardinale, scusate, li confondo a volte, Cardinale, calcio d'angolo, la palla per Coppola, liscia il pallone, Esposito ancora di tacco a rimediare e dappertutto in difesa e in attacco, grande partita di Esposito. Baratto, che palla per Coppola che prova il colpo di tacco, poteva fare meglio magari provando a calciare di sinistro. Chianese tiene il pallone in campo e chiudiamo qui il collegamento per il secondo tempo, 5-2 per la cantera. Ed eccoci qui con Cardinale, grandissima vittoria in questi quarti di finale per la cantera, 10-3 contro i Leeds che erano comunque un avversario ostico, autore di due gol come al solito in difesa una roccia. Cosa ci dici di questa partita? È stata una partita difficile, pallone d'oro, avevamo molte assenze, devo dire che gran parte del merito va al nostro capitano Nocera che si è messo in porta e non ci ha affondato in attacco. Niente, è stata una partita complicata, però ci abbiamo messo tutto quello che avevamo in corpo. Il più bello del torneo che purtroppo oggi è uscito, vieni qua, te la meriti questa te, guarda che fisico, mamma mia. Chianese. Vabbè, comunque vi confermate come una delle squadre più forti, ma dovete fare una semifinale tosta, in campionato avete perso con gli AM, cosa pensate di fare? Abbiamo una partita difficile, però tutte le partite vanno giocate, cerchiamo di vincere anche. Allora in bocca al lupo Cardinale.